attenzione, momento, la attenzione Lucca, l'Udinese è in vantaggio, l'Udinese è in vantaggio, bisogna vedere un attimo la posizione però, perché mi sembrava veramente al limite, se certo prende un gol così è veramente da polli, eh? La Lazio completamente ferma, le belle statuine, vediamo se hanno fatto fuori gioco e magari era oltre l'attaccante Lucca, però insomma se confermato il gol è un gol allucinante, adesso vediamo perché magari credo effettivamente fuori gioco, adesso credo rivediamo fuori... vediamo la giocata di Esibue, sai che era fuori gioco di Brenner, sai, esatto, qua, esatto, sì sì, di Brenner, esatto, non è di Lucca che ha ricevuto e spedito in porta, ma di Brenner sul primo controllo che poi ha dato in là all'azione, vediamo se arriva la conferma, immagino di sì perché Lucca si sta insultando chiunque, ma ha proprio alzato la bandierina all'assistente, quindi non si tratta neanche tecnicamente di un gol annullato perché aveva fermato prima il gioco, adesso chiaramente stanno in revisione VAR, Lucca non ha capito che non è lui in fuorigioco ma è Brenner, comunque Franco va detto, resta la passività incredibile su questa azione, proprio ce lo siamo guardato, Lucca. Sì, però ti posso dire una cosa, dopo aver rivisto il gol e il momento del tocco del giocatore udinese e la bandierina alzata, io credo che guardandolo verso lì anche i difensori della Lazio hanno visto la bandierina alzata, quindi voglio cercare di credere che magari quella bandierina alzata abbia influenzato anche la reattività dei difensori in area, perché sinceramente altrimenti veramente altro che Godapolli, cioè sarebbero da cambiare tutti i difensori e ricominciare da capo, insomma, ecco. Mi auguro che proprio il fatto che quella bandierina si alza quando ancora prima che parte il cross sul tocco del giocatore dell'Udinese abbia in qualche modo influenzato, detto, quella che deve essere la reattività. Attenzione, da parte dei giocatori. È gol, l'Udinese è in vantaggio, è gol, non è fuori gioco di Brenner, l'Udinese è in vantaggio. Allora è una situazione, Franco, una situazione in cui quello che hai detto mi ha fatto riflettere, è una situazione in cui oggettivamente noi siamo dei fessi perché devi comunque continuare a giocare a pallone, esatto. Se la palla è devi continuare a giocare a pallone, però oggettivamente il fatto di vedere la bandierina alzata un po' ti condiziona, non è secondo me una scusante in toto, perché non lo è, però oggettivamente questo è un errore proprio tecnico, effettivamente non è fuori gioco Brenner, è in linea con Romagnoli, poi si fermano tutti, Romagnoli si ferma, Casale non si ferma in realtà, stiamo rivedendo adesso, Casale prosegue e se lo dimentica proprio, cioè Casale viene letteralmente portato a spasso da Lucca, guarda, è solo Romagnoli che si ferma, è gravissimo errore di Casale, ma gravissimo errore di Casale. E non è il primo purtroppo di Casale, che sicuramente non è stato neanche pure la partita col Venezia, soprattutto nei primi 15-20 minuti aveva sbagliato ogni tipo di cosa, per poi riprendersi un po', però come avevamo detto, approccio come al solito troppo morbido della Lazio, come se non avessero la concentrazione e la determinazione giusta. Questa credo sia una di quelle domande che bisognerebbe fare a Baroni a fine partita. La suggerirò a mio amico Augusto, perché lui parla di approcci, siamo pronti, determinazione, e poi sia col Venezia sia oggi l'inizio invece è l'inizio di una squadra che è rimasta negli spogliatoi e ancora deve scendere in campo, e questo secondo me è qualcosa di molto molto grave per quelle che invece vogliono essere caratteristiche di questa Lazio, fisica, pronta, aggressiva. Noi fino adesso in questi 8-9 minuti abbiamo subito l'Udinese senza veramente mai varcare la metà campo, quindi attenzione, ma cosa facciamo dietro? Ma cosa? Ma come si può prendere un gol così? Toven 2-0 Udinese, ma una barzelletta, ma una barzelletta. Toven che recupera palla a centrocampo e va dritto in porta, sembrava Teo Hernandez a Milano 2 anni fa, una roba imbarazzante. Io non so se lo stai vedendo, se l'hai visto. Sì, sì, sto vedendo. Ma una roba impresentabile, ma che è? Dall'errore di Guendouzi che poi non riesce neanche a buttarlo giù, va via dritto dov'è, sembra, che ne so. Ma una cosa da oggi, questo 20 giornate. No? Guarda, no, sbaglia il passaggio Guendouzi, sbaglia l'appoggio Toven, non riesce a buttarlo giù Guendouzi. Patrick e Lazzari se lo guardano in area di rigore con Romagnoli che non riesce a recuperare, ma una barzelletta di gol abbiamo preso, mamma mia ragazzi, mamma mia, fase difensiva dell'orrore proprio. Se non mi guarda, ti ripeto, un po' quei numeri ma potevano far credere chissà cosa, ma in realtà i segnali erano questi. L'Udinese tra l'altro è andato in vantaggio prestissimo e poi ha non solo amministrato ma ha cercato anche di far male, non creando tanto, però la sta controllando di più la partita. Lazio sembra quasi una provinciale che è in balia della grande squadra, quando invece